professoressa Kenyin, quali sono i segnali da captare quanto prima e come arrivare alla diagnosi precoce? Pensaci per non dimenticare, apre il capitolo del disturbo della memoria. Le dimenticanze sono dei sintomi, dei campanelli d'allarme che tutti noi sperimentiamo, quindi non necessariamente devono far equivalere alla parola malattia di Alzheimer. Però se le dimenticanze diventano frequenti, costanti nel tempo, peggiorano nel tempo, ci vengono fatte notare da chi ci vuol bene, dai nostri familiari, forse è il momento di chiedere un aiuto al clinico e capire com'è lo stato di salute del nostro cervello. Ma non solo deficit di memoria, anche banalmente il disturbo della parola, non avere la parola sulla punta della lingua, perdere il filo del discorso, non organizzare più la propria giornata lavorativa, non imparare cose nuove, una lingua nuova o semplicemente uno strumento elettronico che ci viene in casa. Anche disturbi del comportamento sono dei segnali d'allarme, essere più disinteressati, più apatici, avere meno iniziativa o al contrario avere dell'ansia, della preoccupazione eccessiva e magari una depressione del tono dell'umore. Se sperimentiamo questi sintomi, se ci creano, se ci destano preoccupazione, la cosa migliore è rivolgerci al proprio medico di fiducia che come primo livello diagnostico esclude delle situazioni facilmente rilevabili con degli esami del sangue o con un TAC cerebrale e verifica che non ci siano un disturbo del comportamento o una depressione che possano essere già trattate a livello di primo approccio con il medico. Se invece questi esami non dovessero rilevare delle situazioni patologiche, allora è il caso di rivolgerci in seconda battuta ad un centro specializzato, ad uno specialista della memoria che provvederà a verificare se la sensazione soggettiva di deficit cognitivo è effettivamente obiettivabile dai test cognitivi e procederà con degli esami di imaging più sofisticati che dipendono dal tipo di paziente, da qual è la richiesta e dal livello di complessità diagnostica che il caso richiede. E per il prossimo futuro cosa possiamo aspettarci nella cura? La diagnosi precoce è importante perché possiamo e dobbiamo mettere in atto delle strategie di prevenzione, cioè un conto è la malattia, un conto è il nostro cervello. Non mi piace parlare di guerra, ma è una lotta. L'insulto da una parte, la resistenza del nostro cervello dall'altra. La prevenzione aiuta la resistenza del nostro cervello. Però diagnosi precoce vuol dire non solo prevenzione, anche possibilità di accedere a delle cure del futuro immediato, non ancora presenti al momento ma su cui riponiamo delle speranze che consentono soprattutto nelle fasi iniziali di modulare il decorso di malattia, di ritardarlo, come si dice, di allontanarlo dall'oggi il più possibile, che vuol dire spendere più tempo in salute e in qualità di vita.